Ho sempre sognato una Taranto senza Ilva. Bisogna eliminare le varie fonti inquinanti e, perché no, sognare una città delle case a risparmio energetico. Pierpaolo Zampini, lei che è un esperto del settore, ci potrà dire che questo non è un sogno, ma altrove è una realtà. Stiamo realizzando a Milano le prime Eco Suite cosiddette, che sono le case che producono energia, dette Energy Plus, e la producono in surplus per caricare anche un'auto elettrica e una coltura idroponica, quindi indipendenti completamente dal petrolio, dalle fonti fossili. Si potrà quindi vivere in totale autonomia energetica. Quali i vantaggi proprio a livello di risparmio e a livello anche di benefici per l'ecosistema, per l'ambiente? Con un piccolo investimento di fotovoltaico in più si può avere un risparmio totale sul bollo dell'assicurazione, sul bollo auto, assicurazione auto, carburanti, energia, Enel, bollette, gas, anche ortofrutticoli che si possono produrre e autoprodurre con la coltura idroponica. Lei è tarantino di origine, c'ha Taranto nel cuore, ma pensa che una Taranto senza Ilva e con queste caratteristiche, con queste forze di risparmio energetico, chiamiamole così, è possibile? Tra breve, diciamo 3-4 anni, si potrà acquistare un casa Energy Plus che permette di risparmiare da 3.500 ai 1.000 euro al mese e guadagnarne altrettanti affittando queste case come case vacanza. In un territorio come quello che abbiamo qui, mare e cultura, lo possiamo fare, possiamo attirare turisti dall'estero e quindi lavorare in Ilva è del tutto inutile. Quei 1.000 euro al mese, 1.500 euro al mese si possono tranquillamente guadagnare e risparmiare con queste nuove tecnologie. Lei viene da Milano, a Milano questa cultura delle case a risparmio energetico sta entrando nel circuito mentale, diciamo. Milano è la capitale della sharing economy ed è molto sensibile all'elettrico, infatti c'è la car sharing elettrico a Milano, il primo in Europa, non si inquina e si risparmia tantissimo. Milano è l'antesignana di queste case a risparmio energetico e entro un anno dovrebbero essere commercializzate. Sì, questa Eco Suite le abbiamo appena finito di costruire, abbiamo fatto il primo prototipo a Milano e siamo pronti per commercializzarle entro un anno, sia per le famiglie sia per le strutture turistiche. Quali paesi europei hanno proprio, in quali paesi europei, per così dire, scusate il bisticcio di parole, queste case a risparmio energetico sono di casa? Beh, nei paesi scandinavi sono fatte in legno, sono ecologiche, materiali rinnovabili, risparmio energetico, e nei paesi scandinavi addirittura i governi incentivano l'acquisto di auto di questo tipo e di case di questo tipo finanziando fino al 50%. Invece in Italia il governo quasi disincentiva tassando il fotovoltaico, che è completamente assurdo con questa storia che ci troviamo.